la semplice sensazione di familiarità verso un atteggiamento, un paesaggio, una persona. E quando sento il rumore delle cicale. Potere di una cosa che possa fare diramare la sua energia in tanti modi diversi, in giochi, in questo momento che siamo qua tutti insieme, che magari non ci siamo mai incontrati. Buio, fresco e umido, per 17 anni circa. Resisto perché so qual è la mia meta. Resisto perché ad ogni spostamento aggiungo ossigeno. Un libro, il potere di un libro che può andare verso gli altri, fare germogliare altri significati in chi l'ha fatto, in chi lo legge, e con questo creare altre cose che sono, ecco, questo è un piccolo gioco che abbiamo fatto stasera. Diventerò una maga e tesserò parole che daranno corpo ai sogni e renderanno vane le frontiere. Abbiamo attinto da altre storie, quella della Becchina, una storia della Pinkola Estes, che è una grande narratrice. Abbiamo attinto dalle poesie di Gioconda Belli e dal fare delle donne, che è un fare molto legato alla tradizione del tessere, dell'annodare. E non solo è un lavoro domestico, ma è un lavoro di relazione. Rete. Acqua della vita.